Una serata condita da tanti applausi, da un pubblico affezionato e partecipe, da ottima musica e caratterizzata da una prestazione complessiva dei musicisti davvero molto buona. La prima uscita dal vivo dopo 2 anni di restrizioni dovuta alla pandemia ha visto una banda musicale Città di Ivrea ispirata, capace di regalare un concerto del solstizio d'estate riuscito a pieno. Un'attesa lunga quella alla quale ha dovuto sottostare la realtà eporidiese prima di poter rincontrare gli appassionati delle 7 note, i quali martedì 21 giugno si sono accomodati nella bella cornice del Teatro Giacosa per seguire l'esibizione. Come anticipato è stata una serata riuscita a pieno, grazie alle qualità dei musicisti diretti dal maestro Alessandro Data, ma anche dalla verve, dalla capacità di intrattenere e dalla simpatia dell'ospite della serata, Roberto Perinotti, direttore e arrangiatore, che ha inframmezzato i vari brani presentati con interventi altrettanto ispirati, regalando interessanti perle. Per quanto riguarda il concerto, la banda musicale Città di Ivrea non ha deluso le attese, proponendo un programma accattivante che ha permesso alle persone in sala di compiere un vero e proprio viaggio temporale attraverso, appunto, la musica e i brani proposti. La serata del Giacosa è scivolata via in un attimo, regalando momenti di spettacolo e cultura di assoluto livello. Senza dimenticare il bis finale che ha chiuso in bellezza l'appuntamento, il concerto della banda musicale Città di Ivrea si può tranquillamente dire che ha riscosso i giusti consensi. Piena soddisfazione a fine evento da parte del nuovo presidente Alberto Fornero, che nel corso del suo intervento, oltre a salutare le rappresentanti dell'amministrazione in sala, a ringraziare chi ha reso straordinaria l'uscita e coloro che hanno creduto e credono in questo gruppo di musicisti, ha anche ribadito la volontà di coinvolgere la banda in sempre più eventi, per ritrovare quel contatto con la gente che è a dir poco fondamentale.